Qui mi recavo tutte le sere, accompagnato dalla mia bisnonna, quando avevo 4 o 5 anni, per partecipare al rosario e alla messa vespertina. Contemporaneamente frequentavo anche l'asilo dell'Oasi Mamma Bella delle suore Calasanziane. Qui, in questa parrocchia, ho avuto l'opportunità di venire a contatto con la vita consacrata dei frati che mi hanno aiutato e mi hanno colpito. Vedendo in loro il carisma dei frati cappuccini, carisma fondato sulla povertà, soprattutto sul servizio ai sofferenti e sulla vicinanza alla gente, tanto che sono chiamati i frati del popolo. Con il passare degli anni ho iniziato a servire all'altare e a coltivare nel cuore il sogno di consacrarmi al Signore. Così, a 14 anni, il primo campo scuola presso il convento dei Cappuccini di Alessandria e lì è successo un episodio che riporto. Il 27 luglio del 2006 presso il monastero delle Clarisse Cappuccine ad ogni partecipante al campo scuola fu consegnato un biglietto recante delle frasi bibliche. A me capitò una frase tratta dalla vocazione del profeta Geremia che appunto dice: non dire sono giovane, la risposta del Signore alle rimostranze di Geremia ad essere inviato, non dire sono giovane, ma vada coloro a cui ti ordinerò. E perciò questa è diventata la frase simbolo della mia vocazione, posso dire, che col passare degli anni mi ha sempre accompagnato, in alcuni momenti è come se si fosse assopita, ma poi è stata riportata alla luce con tutta la sua bellezza e con tutta la sua forza attrattiva. E così nel novembre del 2011, il primo novembre del 2011, sono entrato nel convento dei frati minori cappuccini di Giovinazzo per iniziare il primo gradino, la prima tappa di questo cammino di consacrazione che appunto è l'accoglienza. Nel 2017, il 5 novembre, messo a campi nella chiesa collegiata i voti perpetui e dopo aver studiato teologia a Bari Santa Fara, lo scorso appunto 7 marzo sono stato ordinato diacono. Nei giorni precedenti la mia ordinazione diaconale, devo dire che ho vissuto con tanta emozione, ma anche con gratitudine al Signore, quasi non mi sembrava vero ciò che stesse per accadere, ciò che avevo desiderato fin da quando ero bambino, ma da un lato questo, dall'altro ero anche preoccupato per la situazione sanitaria, no? Per l'emergenza legata al coronavirus che purtroppo stiamo attraversando e che non ha permesso a molti o a tutti quelli che avrebbero voluto di partecipare. Mi piace riportare una frase che mi è venuta in mente durante la veglia di preghiera che abbiamo fatto presso la Basilica della Madonna dei Martiri sabato scorso, sabato 6, una frase di Teresa d'Avila che dice così: tu che il mio nulla conosci il mio. E così io penso di essermi preparato e anche di poter continuare a servire il Signore a partire da questa consapevolezza di essere una cosa piccola, poca cosa, ma che è preziosa e con il suo aiuto può essere di aiuto e anche di edificazione alla Chiesa. Il primo pensiero che oltre alla gratitudine al Signore, la gratitudine a tutti coloro che mi hanno accompagnato in questi anni e sono tanti che hanno pregato per me. Il primo pensiero che voglio rivolgere ai frati che mi hanno aiutato, mi hanno accompagnato, in particolare Fra Innocenzo Isceri, che è stato parroco della nostra parrocchia San Francesco per 17 anni. Ecco, lui che ha intuito, che ha visto anche me, il seme di questa vocazione che mi ha aiutato ad esprimerlo e sono contento fra qualche giorno di andare a condividere con lui questa gioia nel convento di Alessano dove risiede. Anche fra Ludovico Gherardi che risiede nella fraternità di Maria Santa Fara e altri fratelli che vivono in cielo, fra Pio da Corsi e fra Candido Sagosto che con il loro esempio mi hanno dato una buona testimonianza di vita cappuccina. Ancora desidero rendere grazie
Grazie a tutti.